Sulle tavole del mondo si brinda sempre di più con il Montepulciano. Il distretto del rosso abruzzese più famoso si aggancia saldamente alla ripresa, che tuttavia ha ancora della strada da fare per riportarsi ai tempi pre-pandemici. Ma più ancora del vino è l'automotive la vera locomotiva dell'export abruzzese, come conferma l'economista Giuseppe Mauro. La situazione dell'esportazione è fortemente positiva perché noi abbiamo avuto una crescita di circa il 24%, mentre con riferimento ai quattro distretti industriali la crescita è stata soltanto del 4%. Però, come capita spesso nel valutare questi dati, bisogna fare una considerazione preliminare, e cioè che oltre il 51% del totale esportato dall'Abruzzo verso il resto del mondo appartiene ai mezzi di trasporto, al cosiddetto automotive, quindi è abbastanza concentrato su questo settore. Il secondo settore che esporta è intorno al 7%, questo per testimoniare questa differenza che c'è. Il secondo dato è che è concentrato in gran parte appunto nella provincia di Chieti. Circa il 70% delle esportazioni partono da questo territorio. L'automotive continua a crescere, sia pure in maniera più contenuta, però ci sono alcuni, diciamo, fiori all'occhiello che riguardano il territorio abruzzese, come ad esempio il settore della pasta, no, che subisce, ma direi del 9%, ma direi che questo è un certo è scontato rispetto a quanto, perché il riferimento è col semestre precedente di totale lockdown, no? Permane positivo la capacità dell'Abruzzo di esportare vino. L'Abruzzo è diventata la settima regione d'Italia nell'esportazione di vino, quindi ha un vino di qualità che viene accolto bene soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e questo, ecco, è un settore endogeno nostro abruzzese, quindi non appartenente alle grandi imprese ma appartenente alle cantine sociali, per intenderci, che hanno questa vivacità. Vino che mi risulta andare molto bene a livello di export anche nel mercato asiatico. Sì, ecco, ripeto, la produzione di vino, e poi oltretutto ha una resa enorme, che credo che sia la prima regione d'Italia come resa per ettaro. Lei ha parlato di automotive e poi c'è il caso Polonia che si immette in tutto questo. Il problema della delocalizzazione è un problema che va affrontato sia in sede nazionale, credo, e sia in sede europea. Perché laddove avvengono queste destinazioni, queste nuove localizzazioni, sono paesi appartenenti all'Unione Europea. Come se l'Europa si facesse concorrenza da sola, insomma. È come se l'Europa si facesse concorrenza da solo. Quindi io, secondo me, è opportuno che su questo argomento specifico, per evitare anche altre eventuali delocalizzazioni, perché non dimentichiamo che in Abruzzo il cuore delle esportazioni, il cuore dell'occupazione manufatturiera risiede nelle grandi imprese, che sono tutte imprese multinazionali.